e vedremo anche l'interno del castello, alcune sale. Buon pomeriggio, siamo nel Golfo di Trieste, riprendiamo da qui la trasmissione, siamo proprio sotto il castello di Duino, da qui parte il nostro viaggio che terminerà a Muggia, l'ultima propaggine del territorio italiano. Oggi vedremo la costiera e vedremo all'interno una serie di posti, vedremo Aquileia verso la fine della trasmissione, che è la seconda area archeologica italiana, un'area archeologica importantissima, un'antica città romana, e vedremo anche una curiosità alla fine: i vetri dei Romani. Prima di Murano c'era Aquileia e lì hanno cominciato a lavorare in maniera splendida i vetri. Ecco, questa terra è una terra di confine, sono passati tanti popoli, hanno lasciato le loro tracce su queste rocce, su questa terra, e oggi cominciamo con una scuola. Vedete il castello di Duino, prima abbiamo sentito la storia di questo castello. In questo momento c'è una scuola mondiale, un collegio del mondo unito, dell'Adriatico, e ci sono tanti ragazzi che vengono da tutti i paesi del mondo. Quanti ragazzi ci sono oggi nella scuola? Circa 200. 200. Quali sono i paesi? Ma i paesi sono molti, sono 74 diversi, adesso al momento sono più o meno 65-66 presenti. Tu da dove vieni? Bolivia. Bolivia, tu? Inghilterra. Inghilterra. Com'è questo castello? Ma il castello è molto suggestivo, noi non viviamo proprio nel castello, sarebbe un po' troppo, viviamo nella foresteria del castello. E, comunque l'avete visitato? Sì, non tutti hanno avuto la possibilità di visitarlo, però più o meno lo conosciamo, insomma. E poi le varie residenze, le nostre residenze sono sparse per il paese, e non tutti hanno la fortuna di vivere nella foresteria del castello. È un posto, come si vive nella foresteria del castello? Io personalmente non ci vivo, comunque. No, tu dove vivi? Io vivo in un'altra residenza. Ah, quindi chi è fortunato di voi che vive nella... Tu? E come si vive? Bellissimo, si vede il mare, si vede il castello, è sempre bellissimo. Ecco le immagini dell'interno del castello, una dimora sontuosa, ricca di arredi, di opere d'arte. Ecco, c'è anche il pianoforte su cui hanno suonato sia Liszt che Strauss. Nel castello hanno soggiornato personaggi famosi come l'imperatrice d'Austria Sissi, gli arciduchi Massimiliano e Francesco Ferdinando, i poeti Paul Valéry e Gabriele D'Annunzio. Tra le leggende ispirate dalla Rocca di Duino bisogna ricordare quella della Dama Bianca, una principessa di Duino appunto, che scagliata in mare dal marito accecato dalla gelosia si sarebbe pietrificata. Il suo spettro, il fantasma, di notte si troverebbe nella camera della figlioletta per poi tornare all'alba sullo scoglio denominato appunto Scoglio della Dama Bianca. Io volevo continuare a parlare della storia di questa terra con Fulvio Tomizza. Fulvio Tomizza, scrittore importantissimo, premio Viareggio, premio Strega, tanti romanzi e recentemente romanzi con ricostruzioni storiche. Sì. Da 20 anni vivi a Trieste? Da 42. 42, ah, 40. Sì. Beh, io sono arrivato ragazzo profugo dall'Istria a 20 anni e quindi per 42 mi sono fermato a Trieste, è diventata la città mia, insomma, mi sono così... ho cercato di cogliere quelli che sono i grandi insegnamenti di questa cultura triestina e quindi diffonderli con quello che era il mio humus terragno istriano. Ecco. Raccontiamo un po', mentre vediamo queste immagini, questa terra. Ci sono gli estuari, grande quello dell'Isonzo che viene giù dalle Alpi Giulie, e poi del Timavo, che è un fiume che scorre proprio nelle caverne del Carso e sboccia nel mare, dando queste fonti del Timavo, cantate anche da Virgilio,
perché sorgeva anche un tempio romano, vero? E lì si dice che arrivarono, sì, gli Argonauti. Dicono, sì, oppure qualcuno dice li porta addirittura all'Usimpicolo, insomma, non si sa ancora. E noi ci colleghiamo proprio con il, dove risorge il Timavo, e lì per noi c'è Carla Consalvi. Allora, Carla. Grazie Federico, quella che voi vedete, quest'acqua è l'acqua del Timavo, che dopo un percorso sotterraneo di 50 km esce e vede la luce in questo punto. Questa è un'area ricchissima, è stato teatro di battaglie sanguinose durante la Prima Guerra Mondiale, è considerata un'area magica e ci sono tantissime cose da vedere. Oggi cercheremo anche di esplorare il fiume Timavo in un tratto grazie a due speleologi del soccorso alpino subacqueo che si stanno preparando e che voi vedete adesso, ma qui vicino c'è anche una chiesa che ha una particolarità che vi facciamo vedere anche in compagnia di Bruno Bonetti, che è un volontario praticamente che lavora con la Sovrintendenza dei Beni Culturali e che è una di quelle persone grazie alle quali si può visitare un museo oppure una antica chiesa come questa. Allora, cos'ha di particolare questa chiesa? Questa chiesa di particolare è che i due periodi, quello romano e quello medievale, si riescono a vedere all'interno. È una cosa veramente rara, diciamo, eccezionale. Ecco, la storia di questa chiesa è possibile proprio vederla ad occhio nudo. Ecco, il matrimonio tra natura e beni culturali purtroppo è evidente proprio in questo punto, perché queste pareti erano una volta affrescate, ma il Timavo fa delle inondazioni che periodicamente invadono la superficie di questa basilica e quindi gli affreschi sono andati perduti. Ma richiamerei la vostra attenzione anche su questo pavimento. Questo non è un pavimento qualsiasi, è un mosaico che noi vediamo completamente coperto di detriti. Anche questo è un effetto del Timavo. Purtroppo sì. Com'era il disegno? Il disegno originario è questo e rappresenta i nodi di Salomone, così come ci sono anche nella Basilica di Grado e di Aquileia, che purtroppo però qui non si possono vedere, mentre si possono vedere le cinque basiliche di epoche differenti che convivono. L'ultima è stata praticamente ricostruita intorno al 1400 e poi il restauro finale è stato fatto invece alla metà del nostro secolo. Questa comunque è una chiesa che ne ha viste di tutti i colori, tante invasioni, certo, tante, certo, distruzioni. Tante invasioni e tante distruzioni. Dagli avari agli ungheri e l'ultima è la Prima Guerra Mondiale. Signor Bonetti, posso farle una domanda? Lei è assuntore di custodia. Esatto. Lei nella vita che lavoro fa? Io attualmente sono in pensione, però come hobby faccio il restauratore. Ecco, e quindi lei custodisce questo bene gratuitamente o a pagamento? Io percepisco un piccolo contributo. Possiamo sapere di quanto? Certo, il lordo è 900.000 lire annue. 900.000 lire all'anno? Che mi, certo, con diciamo l'impegno di una volta alla settimana, di quello è l'impegno, poi vengono anche due o tre volte diciamo la settimana perché per le scuole, per le persone che chiaramente hanno interesse in merito su queste cose qua, insomma. Quindi è una questione proprio di passione che porta persone come lui a fare praticamente del volontariato gratuito per mostrare monumenti come questo a tutti quanti noi. Però Federico, se tu sei d'accordo, io vorrei adesso lasciare il signor Bonetti e uscire all'esterno perché credo che i due speleologi siano pronti. E allora se così è, noi possiamo vedere il loro tuffo e cercare di capire un po' che razza di fiume sia questo Timavo misterioso e sotterraneo. Benissimo. Sì, è primavera anche se la temperatura dell'acqua del Timavo sarà intorno ai 9 gradi, quindi i nostri speleologi dovranno veramente essere di buona salute e coraggiosi, ma i nostri speleologi hanno fatto un lavoro anche di ricognizione sotterranea del territorio e hanno esplorato praticamente un'area pari a quasi 2 chilometri. Però li vedo, eccoli, sono pronti. Allora, li raggiungo. Buongiorno. Buondì.
Ecco, allora, se lei è pronto, io direi di dare inizio a questo tuffo e di cominciare a vedere le immagini del Timavo così com'è, cioè che scorre sottoterra. Quanti metri di profondità sotto il livello del mare arriva questo fiume? Questo fiume, in questi punti a monte di noi, arriva a 60 e anche 80 metri sotto il livello del mare. E ancora una cosa, in questo fiume si può trovare, ma noi non lo vedremo perché dovremmo essere molto fortunati, si può trovare il proteo, che è un anfibio raro e che risale addirittura ai tempi dell'epoca dei dinosauri. Allora, buona esplorazione. Grazie. I sub stanno lavorando, allora a questo punto arrivano le prime immagini. Federico, io lascio a te il compito di commentarle. Ciao. Bene, grazie Carla. Dottor Perco, allora noi stiamo vedendo le immagini che ci arrivano dai sub che si sono immersi nelle acque del Timavo. Allora, questo è il disegno, diciamo, di quello che c'è sottoterra. Certo. No? Le acque, ecco, loro sono entrati qui e adesso stanno girando qui per poi entrare nel corso principale, diciamo, certo, che arriva fino ad un lago sotterraneo, qua c'è una grotta. Il fiume Timavo attraversa l'intero altipiano carsico che si trova alle spalle di Trieste e si immerge nel sottosuolo in un'area che si trova attualmente in Slovenia, la zona delle grotte di San Canziano, e qui appunto sfocia, e si tratta di un fiume per molti versi estremamente interessante, quanto ovviamente la sua esistenza è collegata al fenomeno del carsismo, che è tipico di quest'area, che prende il nome proprio da quest'area. In realtà ci sono probabilmente diversi percorsi, alcuni magari utilizzati solo occasionalmente e disposti, vorrei dire, su tre dimensioni, cioè ce ne sono certi che sono più in alto, certi che sono più in basso, a seconda dei periodi. È come una sorta di groviera. È come una sorta di groviera, possiamo dire. Bene. Ecco, queste sono le immagini che ci giungono dal Timavo. E vediamo ancora, ecco, un altro scorcio di questa costiera. Questa parte della costa è abbastanza costruita rispetto al resto. Certo. Sì, e poi c'è questa grande mole dell'albergo di proprietà regionale che era adibito a formazione professionale. Questo come sì, per di proprietà regionale. Di proprietà regionale da qualche anno praticamente non assolve nessuna funzione, praticamente non funziona, è chiuso. Non funziona, è chiuso già da un paio d'anni. Un esempio di costruzione non propriamente lodevole, no? Risente ancora dei moduli degli anni 50-60, così sul mare. Oggi con la legge Galasso non si potrebbe fare più. Quali sono i problemi della costiera? I problemi della costiera. Le cose che non vanno. Le cose che non vanno è che si tratta di una zona soggetta a, diciamo, iniziative private, settoriali, isolate, non c'è nessun piano per la fruizione pubblica, manca soprattutto una strada pedonale costiera che valorizzerebbe molto l'ambiente. Davanti a noi, laggiù in fondo, vedete il castello di Miramare, tra un po' ci arriveremo davanti, però intanto vediamo un filmato della serie che abbiamo chiamato La Costa. In questo momento, ecco, vediamo, c'è la ferrovia sopra, la strada in basso, tutti i terrazzamenti su tutto il fianco di questa montagna, un paese in alto, come si chiama, che paese è? Santa Croce. Santa Croce, con il campanile che naturalmente non manca mai in nessun paese. Assolutamente. La ferrovia e la strada praticamente sono le uniche vie di comunicazione che collegano Trieste all'Italia, tutto il resto è circondato da confini. E davanti a noi siamo arrivati oramai al castello di Miramare. Ecco, scendiamo giù, Maurizio Spoto, allora direttore della riserva marina che si trova qui davanti al castello di Miramare. Ecco, il castello davanti a noi. Ecco, là ci sono i nostri sub pronti per fare l'immersione e vedere il fondo.